Tardi, perché siamo qui? Perché stiamo comprando un kimono. Che Greta dice che sembra uno che fa il sushi. Oggi è la giornata giapponese e prenderemo lui. Ma non è giapponese. Qui abbiamo Allegria che si occupa della scenografia. Fa anche rima. Prego, la chiameremo Allegria. Oddio, Allegria. Tu sei lei. C'è lui. Tu sei lei. Lei sei tu. Ma tua lì, sta. Allora, bisogna mettere nella miniatura il bacio lesbo, quindi vedi di non coprire tutto quanto con i capelli, vai. Accompagno Fra la macchina. Oh mio Dio. Voi andate. Ma andiamo dove? Dovrebbe essere il backstage, ma in realtà sta entrando il video che esce stasera. Ma vabbè, Marco. Una scena bianca. Marco. Bianca, una sedia. Anche oggi è la tua piega d'Egitto personale. Anche oggi è la tua piega d'Egitto personale. Bravo. Gli ho preso e... Perfetto. Amore. Questo è lo spirito di un'altra. E appunto, come lo attacchiamo? Charlie, vuoi parlarci di questa sera? No, cosa si fa? Ciao, siamo qui in questo... si è spaventato Edo. Ciao, siamo qui in questo terzo backstage. Oggi gireremo il Giappone. Infatti i nostri scenografi stanno... Non so cosa stanno facendo. Una serie. Senti, ma noi abbiamo le... Sì, ma dove cazzo le... Io sto andando al Met Gala. Stasera c'è il Met Gala, io ci sto andando. Tornato di me, e quindi adesso monteremo la scenografia per il Giappone, mangeremo sushi e niente, mangeremo sushi. Ci divertiremo un sacco oggi. Sarà divertente perché lanceremo il sushi. Aspetta che ti zoom. E soprattutto non c'è la neve, che è la cosa principale. Scusate, che c'è? Ti sto zoomando. Non ruzzare. Scusa, puoi inquadrare un attimo? Adesso inquadrerò te, che non fai un cazzo, regista. Ma regista fa dopo. Regista, lavora. Che devo fare? Metto l'inquadratura sul niente. Lavora. Inquadro il nulla. Non c'è ancora stato un vero incidente in questo backstage, un po' mi dispiace. Ma quello che state? Quello viene dopo. Quello viene dopo. È un problema secondario come fissarlo, ovviamente. Greta, lei fa quella che porta il cibo. No, non faccio questo. Con la pietra non è più un parapetto. Non è questo il tuo ruolo. Cioè, non si vedranno mai questo. Aspetta, dobbiamo fare un sacco di strada. Tanto se c'è davanti il divano, non si vede. Oggi è il mio compleanno. Abbiamo usato anche l'altro giorno per... Essere schiavizzata dalla mia migliore amica. Per farle il backstage. Sono io. Ma ragazzi, avete chiesto io l'ho chiesto, ma Marti, tu vuoi stare stasera sul set? Perché il tuo compleanno magari non c'è voglia. E lei, non ho un cazzo da fare. Quindi starò con te. Non è andata così, l'ho detto. Guarda, ho un sacco di cose da fare, un sacco di gente che mi vuole, un sacco di persone che vogliono con me festeggiare questo bellissimo giorno speciale. Sua mamma. Le ho detto, però, siccome sei una persona simpatica, vabbè, ti aiuto. Gli ombrelli che vanno rigorosamente aperti fuori per evitare sfighe varie. Che problema? No, non niente, si è rotto l'ombrello. Come? Che avete oggi con le mie zone erogene? È la tua zona erogena quella? Di chiunque, questa è la zona erogena. Allora, stiamo andando a prendere l'attore. Che dovrebbe fare il giapponese, ma è cinese, quindi già se ci sono attori, cioè se ci sono persone cinesi, giapponesi, non è che io mi confondo, anzi lo so, però il fatto è che non conosco i giapponesi. E questa cosa mi fa stare male. Però... Vabbè, tu adesso la prima cosa che lo farai mentre lo vedrai, sai che devi fare il giapponese. Allora, io l'ho detto nei tuoi messaggi e mi fa, non ho capito bene. E io ho detto, perché non parla bene italiano? Ma che livello è il suo italiano da uno a non so niente? Ma il problema è che lui studia a Milano da un anno, quindi capisci, giustamente non è che sa l'italiano. E io ho detto, guarda, devi fare il giapponese, so che tu non sei giapponese, però è una cosa per ridere, cioè non la prendere seriamente. E lui mi fa, ok, va bene. Vabbè, dai, ha accettato. Ciao! È arrivato prima! Piacere, Martina. E Martina, e farà il backstage. Faccio il backstage. Questo è l'attore. Ciao! Ciao. Come ti chiami? Yu Han. Ok. Seguitelo su Instagram, ragazzi. Vai, se lo qui. Volevo far vedere ad Anna il video di ieri. Di ieri non c'ho, sì, il Brasile. Ho il Brasile, sai? Sì, se aspetti un secondo faccio okay. Io. Perfetto, magari c'è un gioco. Si vede un pezzettino. Bisogna stare più basso. Così si vede un pezzo, sì. Ma invece è ai lati del divano. Però dovremmo farlo uscire un filo di più, secondo me. Cioè, entrare. Poi togliete, se non vi serve più, poi togliete quella scala. No, già lo vedo. Qua? No, un pochino lo vedo.
un pochino. Ma hai visto che bello? No, non è male. Ce ne sono anche dall'altra parte. Boh, no, in realtà non si capisce neanche che cazzo sia. Cosa sta succedendo lì dietro? Ma non copri queste cose. Ma prova ad abbassare lo stativo. Abbiamo un problema con gli ombrelli che non si vedono nell'inquadratura. Tranquillo. Incolliamolo. Roger. Jack. Cioè, non so che mani hai quando stringi la bolla. Come sta? Cioè, è una cosa sua. Bella la giacca. Madonna, Charlie. Ma vuoi farmi volare la camera? No, me la vincia. Vada. Vedi che lo stringi. Che bella. Fatta io. Dai. Ok. Cioè, raga, secondo me è bellissimo. Vieni qua. È bellissimo. Bravo a testarmi. Diciamo che eviti. Ti piace? Sembra che sei andato anche a correre, insomma, è un po' sì. Comunque negli altri lui provava ad adeguarsi a quel clima. Qui è un imbecille che sta andando. Qualcuno le può dire qualcosa? Qualcuno le dice qualcosa? Grazie. Sei un po' agi. Brava! Sei agi. Vorrei ricordare che gli ho dato una molletta, lo dico. Comunque sono d'accordo con i ragazzi. Hai ragione. Perché nessuno degli altri italiani. Poi è sempre lui l'italiano che prende per il culo il giapponese. No, infatti no. Invece negli altri era l'italiano che cerca di adattarsi. È vero, hai ragione. Dovevamo fare l'italiano che prende per il culo sempre. Questa è la inizia così, chiaramente, la pubblicità. Così. Certo che inizia così. Fa così, inizia. Così, gay. Vai, di cattiveria. Sì, ma anche che cazzo ti devo fare? No. Qua? A meno che non mettiamo un pezzo di cioè, quello marrone. Su un taglio di cristallo. Un attimo impazzito. Oh, bravo. Lui si fa troppe risate. Si è stato troppo per il culo. No, sui capelli non ha senso. No, sì, ma cioè, lui sta sotto. No. Hai ragione. Vediamo. Greta, il tuo culo è strabiliante. Strabiliante? No, messo bene. Guarda quel cazzone d'argento. Scusami Giorgio. Scusa. Aspetta, no. Il cazzone d'argento? No. Non era d'oro? No. Questo non la capisce nessuno. Cioè, le teste sai stirare, vero? No. Un cazzo. Ma hai stirato in vita? Che donna sei? Non sono donna. Già, sei lesbica. No, c'è una ripresa alternativa. Best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision. Cause you made... Che bello. No, secondo me è meglio se lo tieni in mano in giapponese in realtà. Perché sennò ci sono due ombrelli dallo stesso lato, teoricamente. I don't need love. Quando apri il ventaglio te lo metti di lato, che copre. Esatto, intanto guardi. No, lascio lì. Esatto, così proprio la mano così. Esatto. Poi serve. Perfetto. Io questo non so proprio dove cazzo metto. Cioè Paolo inizia a buttarsi in ginocchio. Infatti vuole che lo tiene in mano. Ma è un po' ingombrante in mano. Non fate vedere le scritte perché non sono in giapponese. Sono in cinese le scritte. Sono in cinese quindi mi volto mostrare... verso la fuori. Non ti piace così? Non lo so, lo so. È in merda. Ottimo. No, perché... L'hai detto apposta oppure vuoi sapere dove? Deve essere bravo. Ti faccio vedere. L'hai ripresa questa? Ti faccio vedere. Quindi uno. Dai. Ma ci stava bene quello. No, sì, doveva passare poverino. Cioè, non lo so. Sì. Cosa sì? Da un tocco di colore che cos'è, potrebbe essere tipo. Posso metterlo qua, quindi già? Sì, a me piace. Anche più vicino. Forte
cazzo. Non ci posso credere, addirittura. Dai, su. Mi stai c'è scritto qualcosa? Gemma del Sud. Ti prego, sì. Perché c'è scritto Gemma del Sud? Ragazzi, ma che idea avete sulla camera voi? Bene, questo sembra un piatto. Ma guarda, stai facendo proprio una operazione. Devi fare tipo veterinaria, non peggiore. Cos'è? Mangia, sono tu quando avanti ti lasci indietro. Sembra tua madre. Va bene uguale. Va bene uguale. Tacci tua. Esatto. Tacci tua. Non lo insulta lo dio, loro insultano la mamma. Your mom gay. No, io. Ragazzi, ci sta. Noi siamo qui per creare i treni. Tu ci sei, Gio. Sorrendo un casino. Quindi. Mugnantino. Senti, è come se ci fosse la partita. Mugnantino. Bolinho, Tirinho, Giochinho. Si chiederanno cosa mai potrebbe essere questa scena. Secondo te l'ha messo questa parte di cuore? Era la sua figa. Posso montarlo io, Charlie? Cravattina? Vai. Quando fai vedere il culo si chiama fare la cravatta. Ah sì? Davvero? Lo sapevo. Chi lo sapeva? Si chiama cravatta, no? Quando abbassi le mutande, il pantalone di mutande, la cravatta. Vuoi far vedere? Ma davvero? Mai sentito. Neanch'io mai sentito. Fa vedere? Sì, io l'ho sentito. Vediamo? Vedere? Vediamo se è la cravatta. Bolinho, Tirinho, Giochinho. Tienila, ti prego, usa questo. Ti è rotto? Zero. Cellulare. È andata bene, Marta. Io l'ho detto, faccia. Scoppiamo la merda. Io non riuscivo a ridere dalla paura, in realtà ero tipo impietrificata. C'è lui che sta ridendo, raga. Non sta ridendo per niente. Io sto benissimo, guarda. Che tal, ve lo faccio che entra quello giapponese, no? Quello esatto. Ma tu dimmela sempre? Io dimmelo sempre. Sì, perché adesso. Ok. Io adesso inizio. Io giro, eh. Un po' più su, ok? Lì, perfetto. Oh. Sì. Leva non si vede, no, perché volevo dargli fa ombra. Ok, un'ultima volta. Ma scusa, ma fagliela fare il reverso. Dai, ok, ciao. Adesso fallo all'indietro. Vabbè, mi coordino io. Tre, aspetta, accendi. Eri per caso di mezzo, no? Vuoi parlare di questo dettaglio estemporaneo? Non l'ho capito. Ma sei la regista? Ma non l'ho capito. Ma tu sei la regista? Ma non registro questo. Non registi. Questo non è mia regia.